Terre, creature e magie sono le figure di Magic, un gioco di carte che appassiona molti giovani. Il 22enne piacentino Luca Armani, studente di ingegneria civile, ha partecipato di recente al Pro Tour, la massima competizione del settore, andata in scena tra Madrid e Barcellona. Un pizzico di amarezza c'è per Luca, visto che bastava una vittoria in più per poter accedere alla zona punti. Ora l'obiettivo è la competizione del 23 luglio, che potrebbe consegnargli il pass per il Pro Tour di Honolulu in programma ad ottobre. Quali sono le caratteristiche di un giocatore di Magic? Che cosa bisogna avere? Beh, sicuramente voglia di divertirsi, perché essendo un gioco, un hobby per praticamente tutti, lo scopo principale è divertirsi con gli altri, soprattutto con gli altri ragazzi, perché poi alla fine siamo tutti bene o male dei giovani, 22, 25, 30 anni anche. E poi bisogna essere abbastanza intelligente, abbastanza veloci con la mente, perché è un gioco di abilità e un gioco di testa in cui ci sono tante scelte da fare durante una partita, e più le tue scelte sono giuste, più ti portano vicino alla vittoria. Tu come ti sei avvicinato a questo gioco? Io mi sono avvicinato in seconda superiore grazie a un mio amico che mi ha fatto conoscere il gioco a scuola, e poi con altri due miei amici ci siamo appassionati tutti e quattro, e giocando sì sui tavoli di scuola, sui tavoli a casa abbiamo iniziato, e poi siamo andati a fare anche i tornei, prima a Piacenza, poi in giro per l'Italia. Proprio adesso ti sei qualificato per un evento importante. Sì, adesso ho partecipato al Pro Tour, che è il livello massimo di competizione a cui puoi giocare con questo gioco. E grazie anche al mio amico Manu Ruggeri del Playtime, che mi ha supportato anche economicamente per fare questa trasferta. Ho fatto una vacanza molto bella e un'esperienza molto bella. C'è molta competizione quando si gioca? Sì, a livelli alti c'è abbastanza competizione, perché ci sono anche premi molto alti, e quindi il fattore divertimento lì scende un pochino, però comunque è bello confrontarsi con i migliori giocatori e comunque riderci e scherzare, anche se comunque la posta in gioco è molto alta. Ecco, facciamo un esempio concreto per i telespettatori. Chi vince a Honolulu quanto vince? Vince $40,000. Cosa ti dà questa passione? Mi dà divertimento e amici, molti amici, perché con questo gioco ho conosciuto tantissimi amici. E comunque anche lo spirito di agonismo è molto simile a uno sport quando giocato a livelli competitivi. Nella vita cosa vuoi fare? L'ingegnere civile.